la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciusewebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@scius.com, Gianluca@scius.com e Luca@scius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Scius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @scius, quindi @scius tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Scius carica per tutti noi in YouTube con il nome Scius Radio tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.sciuswebnetwork.net, perché Scius Web Network è Scius Web Radio e Scius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Scius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Scius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti ascoltatori di sciuswebnetwork.it, e ritorna dopo la doverosa pausa natalizia il consueto programma di lunedì sera, di tutti i lunedì sera, provvisoriamente i due compari più uno. E questi, signori miei, è la prima puntata di questa nuova stagione, la terza, esattamente il terzo anno consecutivo. Io questo consecutivo lo farei anche sottolineato in grassetto pure, perché insomma per essere una web radio, un web network, non è da poco. Soprattutto per quello che riguarda il quanto fatto nei due anni passati, tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ma che stasera sicuramente andremo a ricordare. Quindi io do il benvenuto e soprattutto il bentornato al padrone di casa, ovvero Scius, ed ovviamente non meno importanti coloro che ci danno la forza di andare avanti e di credere in ciò che facciamo, ovvero gli ascoltatori, sì, esattamente voi, cari ascoltatori. Quindi ovviamente mi raccomando, come tutte le sere, speriamo vivamente che voi diate il vostro contributo, anche se secondo me, caro Scius, questa prima puntata, come tutte le prime puntate di ogni anno, susciterà forse meno interesse, no? O perlomeno meno appeal rispetto a quello che poi faremo nel corso dell'anno, perché è sempre così, partiamo sempre un po' in soldine ma poi ci rifacciamo alla grande. Manca tuttavia un compare, esattamente, ho detto due compari più uno, ma ho detto... E ci sono io, Luca, c'è Scius, che appunto tra poco, al quale tra poco passerò la parola. Manca però il nostro Gianluca, che non è sparito, non l'abbiamo neanche dimenticato sotto l'albero di Natale, molto semplicemente impegnato dai suoi impegni artistici. Non ultima, tra l'altro, se avete modo di vedere la sua pagina Facebook, e non solo, quindi la sua personale oppure quella che lui cura direttamente al Gianluca artista,
Non ultima la Serva di Padova, tra l'altro c'è stata il 16 gennaio, pochissimo tempo fa, al Teatro Verdi di Padova, una rassegna, e tra l'altro con Dominica Zamara, altra nostra graditissima ospite che ha calcato il palcoscenico di Science Web Network, e tra l'altro leggevo anche un articolo relativo allo spettacolo Vicini di casa, che magari poi ci racconterà il nostro Gian quando tornerà con noi. Forse la settimana prossima, boh, chi lo sa, adesso vedremo la sua agenda, il suo calendario. E quindi un saluto anche a Gian, che spero che se non ha modo di ascoltarci questa sera, comunque sicuramente lo farà con le repliche o semplicemente col podcast. Detto questo, caro Saiuz, io ti passerei la parola e dopo me la riprenderò perché vorrei dire una cosa importante in questa giornata un po' speciale. E quindi, cari miei nostri ascoltatori, io passo la parola al mitico, incredibile, insormontabile Saiuz! Vai, Saiuz! Vai, più forte che sono, io sono qua, che aspetto te che mi dai la parola. Evviva! Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, Mastrolingo. tutto per te. Mastro Mastro Lind. Lind, Mastro, basta vedermi, ecco, con le manine tipo come faceva Totò, no? Se le marionette che faceva Totò, ti ricordi? O no, o ci sei, o Io no. non Ciao, sono ciao a tutti così italiano, ragazzi, sono siamo così qui italiano. riuniti in questa pubblica piazza giusto per dire quattro chiacchiere, per fare quattro chiacchiere, dire quattro parole. Incominciamo Mangiare. subito con i miei sproloqui. Gian, mi manchi, dove sei? Gian, aiuto! Buonasera, Ok, buonasera, buonasera a tutti adesso essere mandato. quanti! E vai! Sono qua. Ragazzi, allora, se ci siete battete un colpo, venite sulla nostra chatta che la trovate su www.sitesubnetwork.it e soprattutto guardateci sulla web TV, anzi guardatemi perché Luca è statico, è una foto, non vuole farsi vedere. Meglio essere statico Parliamoci che chiaro. No, essere. no, poi devo parlare chiaro. Luca, quando viene in trasmissione, stando a casa, si mette tutto spaparanzato col suo boxer, la sua magliettina blu, e si mette lì seduta e quindi non può farsi vedere da tutti quanti voi perché è tutto lì, Il insomma bello della web radio. il web radio è fatto anche così e vai che sei forte Luca. Siamo una trasmissione familiare per le Sì, famiglie, noi chi sul cocco e territorio. cacabucazzi, manca il Ecco, via. Aspetta, cacabucazzi. aspetta. 9 minuti, di cui 5 di sigla, è già la prima parolaccia. Bellissima questa Ma no, cosa. ma c'è cioè, Prima già parolaccia della 9 nuova minuti stagione. Sai, se ti ringrazio. Grazie per la prima parolaccia della terza stagione. della Prego. terza stagione Però mi è scappata. L'hai detta in dialetto, quindi vale meno, cioè è più Vale. goliardica. È più goliardi, che Sì. vera, hai ragione. Comunque, cari amici, benissimo, ci sono delle bellissime novità che bollono in pentola qui su Sites Web Network. Per esempio, Soprattutto, sai, per esempio. per esempio, nuove trasmissioni in programmazione, tutte ovviamente rivolte al mondo dell'informazione, col grande mitico Massimo Bonella di Pianeta Hai OCDV, fatto un che siamo corso di mette... dizione questo Natale, sai? Sì, ho mangiato il panettone. Perché? Non era quello che volevo dire io, ma va bene, continua. No, perché non si può mai sapere. Dicevo, ci saranno belle, bellissime cose in pentola, ma soprattutto la cosa più bella sto sperimentando, la prima web TV col palinsesto. Cioè, nel senso che non vanno i filmati a rotazioni, ma ci saranno dei programmi ben specifici, che verranno trasmessi a determinati orari. Come si fa poi la web radio? Ci siete o non ci siete? Ci siete? Battete un No. colpo, venite sulla chat. Oh, dove siete, ragazzi? Ci Hai capito? siete? Non vanno i filmati a rotazioni. Rotazioni? No, vanno Fantastico. in rotazione. Ne, vai, Ma che sei quindi sulla grande. web TV che cosa abbiamo modo di vedere? Allora, cioè avremo il solito palinsesto di una video carrellata di tutte varie notizie, informazioni, di Vidi carrellata. video carrellate. Cioè, non me ne fai passare una buona stasera, Uccio. Devo Non far me ne passare scontare quella parolaccia che una, mi ma dico il una nome me la di fai tutto. passare a buona.
Vabbè, dopo mi mangio una cioccolatina, va. C'ho anche il barattolo di La Nutella. cioccolatina, anche il No, cioccolato è felice a no, casa tua, barattolo, quindi. c'ho il barattolo di Nutella qua che ogni tanto schiaffo il dito dentro e succhio, insomma, mi devo Che tirarmi su. bella immagine che ci dai! Mi mancavano queste immagini, sai? Immagini con 3G. No, questo, cioè, il Con Natale avete 4G, impastato, perché visto c'è che Saiuz, immagino. la fai anche vedere in video, vedo, In video quindi no, questa complimenti. qui è cioccolata e l'ho trovata nella Ma calzetta. dai, pensavo fosse un tubetto di sterco, cioè, che domanda è? Ovvio che è cioccolato. No, 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 è cioccolato, ragazzi, è cioccolato. È perché la calzetta, la Befana, me l'ha portata abbastanza ampia, piena di cose. E c'ho anche le monetine, se volete vedere, c'ho Ho tutte le capito, ma la Befana monetine di è stato un mese cioccolata. fa. Ah, c'ho Stavo appena anche i appuntato che è stato pernigotti, cioè fatto. no, come si chiamano, sorvetti di cioccolata, qua, vedi, E tu ah, giustamente via, dopo aver detto c'ho Nutella tutto per par questo. condicio, Per par par condicio condicio, dici tu. allora diciamo, volevo parlare seriamente, scusatemi perché sto tirando Ah, le sei partito somme. molto bene allora. Se volevi parlare seriamente, guarda, ci sei Sto riuscito. approfittando, vedi, c'ho il Toscana, ancora devo accenderlo, guarda. C'ho il sigaro, ancora devo accenderlo, ragazzo. C'ho il sigaro che non l'ho acceso ancora. Io non ce la faccio più con te. Vabbè, allora dicevo, avremo queste bellissime trasmissioni, tutte curate con l'amico Massimo Bonella, tutte rivolte all'informazione, perché Massimo Bonella è una TV all news online, e quindi con lui, anzi, già facciamo il TG domenicale, tutte le domeniche alle ore 11. Facciamo la trasmissione in diretta e poi dopo va registrata la replica, la mandiamo ogni ora. Però ci sono delle cose interessantissime da fare che ci sono. Poi vi dicevo della TV col palinsesto, quindi col TV col palinsesto, quindi guardatelo quando partiremo con la TV col palinsesto. Luca, non so più cosa dire, vai tu. Puoi ripetere palinsesto almeno un'altra mezza dozzina di volte, per Pa, piacere. pa, pa, Ok. e vonu palinzeste, e vonu palinzeste, e vonu Grazie palinzeste. per il tuo contributo, caro Saiuz. Ti ringrazio, sei stato veramente pieno di informazioni che ovviamente andremo a sviscerare durante questa serata. Questa serata che per scelta tecnica, anzi pratica più che altro, Sì, abbiamo perché deciso di non sapevi che avere ospiti. facevi le figuracce con me, quindi non hai voluto l'ospite stasera. Io lo so, io lo so, Esattamente, ho io lo detto so. sicuramente Quando manca Saiuz. Gianluca, tu hai paura di me con l'ospite, hai paura di me con l'ospite. Dillo, Bravo, l'hai dillo chiaramente. A capita. proposito, come mi No, sentite ma sulla web radio? Mi sentite bene sulla web radio? ti sentiamo e questo è già troppo, secondo me. Però dicevo, questa sera dicevo. Vai. Vedi che c'è la pentola che sta bollendo. Senti, no, stavo dicendo, non abbiamo un ospite questa sera per ovviamente una scelta pratica, perché essendo la prima puntata di questa terza stagione, ovviamente avere una mina vagante come te, Saiuz, poteva essere rischiosa, quindi abbiamo deciso di farti scaricare un po'. Detto questo, ricordiamo comunque che i nostri ascoltatori avranno modo di interagire, ecco, mi sfuggiva questa parola, interagire con noi mediante la chat che tu, Saiuz, metti a disposizione, come e dove? Su saiuzwebnetwork.it cliccando su chat, quindi avete modo di ascoltarci, di scriverci, noi vi risponderemo in tempo reale o in forma scritta o in forma verbale, come meglio preferite. E quindi vi invitiamo veramente ad utilizzare quest'arma, questo mezzo, perché è veramente eccezionale. Detto questo, caro Saiuz, ricordiamo che questa sera, cosa faremo allora se non abbiamo ospiti, caro Saiuz? Ascolteremo tanta, tanta buona musica. Ci siamo focalizzati su tua scelta, no, vabbè, su scelta di L'ho entrambi, su questa band, no, in realtà acchiappata al volevo. volo, l'ho acchiappata al volo, l'ho acchiappata al L'hai volo. chiappata al volo su questa band di ragazzi italiani, sui quali poi ovviamente vi racconteremo anche qualcosa, questo è ovvio. Non sono, dicevo, nostri ospiti, poi vi spiegheremo anche perché. E appunto questa sera il nostro caro Saris ha già montato 7-8 brani, adesso vedremo quanti riusciamo a farcene stare. Io partirei quindi subito col primo brano e poi dopo vi racconteremo qualche altra cosa. Detto questo, Allora, Saris, cosa ci fai ascoltare? dei Rain vi faccio ascoltare Occidente. E Oh, poi penso sia piccolo! Ren, ma va bene. Occidente, vai con l'Occidente. Sono i Rain. Rain è scritto Rain proprio. Insomma, incominciamo, Beh, giustamente. non Vabbè. cominciamo. E allora, Amore. come dico sempre col mio soave italiano, e vai col brano che lo faccio sentire tutto quanto.
adesso una ragione ad aspettare una risposta tra chi non sa dove andare e comunque di corsa ci va. 3.000 notti sotto al tuo portone, magro di fede e grasso di visione. Cercare una risposta, mi chiedo se sia stato un errore pretendere un'umanità migliore, ma poi non mi resta che stare dalla parte di chi è come te. Buonanotte, domani è un giorno buono per cercare la risposta che non c'è. E il fascismo, il regime fascista, non è stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività dei consumi che sta distruggendo l'Italia. E ritorniamo in diretta, web radiofonica, sitesweb.network.it. bel brano veramente, Saiuz, non l'avevo ovviamente ancora ascoltato, li sto scoprendo adesso, questa sera, questi ragazzi, dal punto di vista musicale, ovvio, perché come biografia mi sono fatto un po' un'infarinatura, e sono veramente dei bravi, bravi artisti, hanno tra l'altro vinto anche dei premi, ma magari più tardi ne racconteremo qualcosa. Non a caso... Perché li passiamo questi artisti? Perché li abbiamo pescati da Jamendo.com, lo dicevamo sempre, l'abbiamo detto sempre nelle passate stagioni, questo grandissimo calderone telematico sul web che ci dà la possibilità però con la loro licenza Creative Commons appunto di passare i loro brani, perché appunto è libera e fruibile a tutti, a differenza magari di altre licenze come esempio la CI, non mi svenire Sites, che appunto per questioni, per politica o per tutela diciamo così dell'artista, non sempre, ma diciamo per tutela dell'artista, ovviamente non ci limita un po', per noi che siamo un network, ricordiamolo sempre, indipendente, senza alcuno scopo di lucro. Quindi è importante questo aspetto, perché è vero che le cose possono cambiare, un network potrebbe crescere, potrebbe cambiare, potremmo anche noi diventare un pochino più commerciali. Questo non dobbiamo mai metterci dei limiti, questo è ovvio, però è anche vero che oggi con quella che è la nostra idea di musica, di il messaggio che intendiamo dare, che intendi poi dare soprattutto tu, Saiuz, qua ti do la colpa, no, scherzi a parte. Sì, è proprio questo, la colpa cercare a me, sempre a me.
No, ovviamente sto scherzando, siamo tutti d'accordo, è conclamato che il free, no, il Creative Commons riteniamo sia veramente il mezzo migliore per artisti emergenti, per diciamo farsi spazio senza appunto indebitarsi o non so che altro e spendere soprattutto tanti soldi. Tornando a noi, per quello che riguarda invece questa band, dicevo Giamendo.com, l'abbiamo pescata lì, band che suona o ha suonato, adesso poi spiegheremo perché, per tanti anni. Questo è il primo brano che abbiamo ascoltato questa sera, notevole. Primo brano di questa terza stagione, e mi è piaciuto molto, molto anche Sono filosofico, se contento, va. vogliamo. Sono molto A un certo contento. punto parlava di carri armati questa canzone, mi è venuto in mente, in realtà lo volevo dire all'inizio, ma cercavo di essere più goliardico possibile. Adesso un attimo, 2 minuti meno anche di serietà assoluta per quello che riguarda questa giornata, perché comunque non so se sia un caso o meno, ma la nostra prima puntata di quest'anno cade proprio il 27 gennaio, una data importante, perché è il giorno della memoria, essenzialmente, per questo grande motivo. Quindi, per quanto ci stia tanto, tanto a cuore, però, ovviamente, noi non vogliamo, come dire, abusare di questa giornata parlandone tanto, troppo, perché forse nei media ne hanno parlato come tutti gli anni, tantissimo. Se ne parla qualche giorno prima, se ne parla tantissimo il giorno stesso e se ne continua a parlare i giorni dopo. E le polemiche, le questioni sono sempre, sempre le stesse, giusto o sbagliate? Lo saprete solo voi, ognuno ha la sua idea, è ovvio. Tutti siamo d'accordo che questo sia un giorno estremamente importante, ma non per gli ebrei o per magari qualche italiano che è stato, o qualcuno che è stato appunto nei campi di concentramento o che altro, ma per tutto il mondo, perché tutto il mondo è giusto che si stringa attorno a questa giornata, che è veramente simbolica per quello che è accaduto. Non c'è bisogno di dire nient'altro, secondo me già è stato detto a più riprese, quindi non credo che vi debba dare una lezione di storia riguardo. Detto questo, ritorniamo. Quindi mi sembrava doveroso, sai, spero di No, non averti rubato hai fatto tempo, benissimo, non è ma che si sfugga una cosa del genere, esattamente perché no, perché nell'arco no. dell'anno spesso durante i nostri lunedì sera e non solo ci siamo dimenticati magari eventi importanti, qualcuno ci siamo ricordati, qualcuno no, questo qua mi sembrava estremamente importante da ricordare, e quindi me lo sono addirittura scritto per non avere delle svisse, delle distrazioni, non che ne ce ne fosse bisogno. Detto questo, torniamo invece a quello che è la musica, il nostro pane del lunedì sera. Ricordiamo anche come fare per contattarci, perché contattarci e andare anche in onda, volendo con questo programma, con altri che abbiamo già pronti, abbiamo in cantiere, partiranno, stanno per partire, chi lo sa, adesso vi racconteremo È tutto. un mistero, questo è un mistero. È un mistero, ma per farlo vi serve sapere come contattarci, quindi andiamo con ordine. Da dove partiamo? Ovviamente dal sito. Se qualora non ci stesse ascoltando dal sito principale, fatelo, nel senso che può darsi che vi stiate trovando casualmente, chi lo sa, su una delle piattaforme che amplificano la voce di Sayuz Web Network. Quindi la pagina principale, il sito principale, ricordiamolo sempre, è www.sayuzwebnetwork.it. La nostra pagina Facebook, altrettanto importante, Sayuz Web Network. Cerchiamo di tenere aggiornata più che possiamo, abbiamo anche diverse persone che ci seguono, qualche centinaia di mi piace, quindi ci teniamo insomma che voi ci diate comunque un feedback per quello che facciamo. La pagina Twitter, ricordiamola sempre, @Sayuz, forse tra i social è quello che seguiamo meno tra Facebook Ma sono e più io che scrivo lì quando metto delle notizie interessanti sul blog, vado a inserire, diciamo, su Google più e Twitter, vado ad aggiungere queste le cose, riporti, oltre che giustamente. riporto anche su Facebook poi dopo. Perfetto. E Anzi, mi infine piacerebbe che gli amici si scrivessero su Twitter. Chissà che un giorno non mettiamo anche l'hashtag. Che ci permetteranno di interagire con noi anche attraverso la pagina di Twitter. Tutto, è tutto in cantiere, ovviamente. E ovviamente la pagina YouTube, Sayuz Radio, sulla quale appunto trovate tutte le nostre dirette, o perlomeno le più recenti, per quello che riguarda appunto questo programma e gli altri. Le mail, ovviamente, le mitiche 3 mail
di questi tre compari che sono info@sites.com, la tua mail, caro Sites, la mail del capo Gianluca. Onestamente, sono qua che vi aspetto, ecco, tutti quanti. Bello quando mi interrompi poi quando sto dicendo il punto com. Gianluca@sites.com, ovvero il nostro direttore artistico, nonché conduttore questa sera, non questa sera, perché infatti non è qui con noi. Diciamo, e salutiamo il grande mitico Gian, che questa sera, diciamo, non è potuto esserci per motivi lavorativi, artistici. Tornerà un qualche lunedì durante l'anno, questo è poco ma sicuro. Ovviamente non è sempre semplice, no? Sai, organizzare il calendario, soprattutto quando gli impegni magari delle prove o dei spettacoli, sì, della messa in scena e quant'altro coincidono con quella, appunto, della Ma il mitico Gianluca adesso sta preparando due o tre spettacoli in teatro, quindi esatto, in contemporanea, tra l'altro. È un grossissimo impegno per lui. E noi gli siamo vicini, soprattutto con questa trasmissione. Vorrei dedicare Stringiamoci attorno a Gianluca. Gianluca, che poi sarà anche dimagrito, spero, con tutti questi impegni, no? Quindi... E tra l'altro, dalla sua pagina Facebook, devo dire la verità, stanno riscuotendo veramente molto, molto successo. Perché, vabbè, che poi è ovvio che il lavoro alla lunga paga. Il lavoro paghi, questo si sa, però insomma vederlo anche soprattutto quando in mezzo c'è un grande amico, nonché collega del lunedì sera, ci fa ancora più piacere, perché vuol dire che comunque il sacrificio e l'impegno vengono comunque ricompensati, viene riconosciuto, anche se non è semplicissimo. E infine, dicevo, la mia mail, il responsabile organizzativo, se vogliamo dire così buttata lì la tua email. Insomma, se volete prendere un appuntamento, se volete essere nostri ospiti in questa diretta o in altre trasmissioni, scrivete pure a me, luca@sites.com. Detto questo... No, aspetta, detto questo, dite suonare Luca. Suonate Luca. Devi dire anche il numero di telefono, perché, cari amici, abbiamo questo numero di telefono dove potete lasciarci dei messaggi in segreteria telefonica. Noi, se avete qualche dedica da fare a qualcuno, oppure volete che la mandiamo attraverso la web radio, benissimo, 0422 16 26 622. 0422 16 26 622. Lasciate bisogna scriverlo volta, due volte, potete due volte farlo capire. Comunque lo potete vedere sotto, anche chi guarda la web TV, c'è il bannerino sotto, insomma, con la mia mail e il numero di telefono. Ma è importante, perché così sentiamo anche la vostra voce, insomma. Anche se mi è arrivato la voce di uno dalla Spagna in spagnolo, insomma, non so perché. E ti ha insultato? Forse. No, anzi, l'ho tradotto. Cosa ha detto? È un DJ e volevo farlo sentire, ma adesso non posso. Ah, non puoi? Peccato. No, cioè, sei sicuro fosse un DJ? Che sai, le tue traduzioni a volte non sono proprio. Vabbè, come dire, detto lui. Lineari. Si chiama come me, si chiama Rosario. Quindi. Non ho capito, ma tornando a noi, no, quindi Gian, vai col sei? Brodo che si liscia, tu dai, buttala sta Gian, pasta, torna quanto prima. Allora, sono le 10:30, per il primo brano ci abbiamo messo un pochino a passarlo, perché ovviamente era ovvio che ci fosse un po' di introduzione. Adesso però finalmente possiamo recuperare il tempo perso, quindi ripartiamo con la musica, caro Saiz, e torniamo a questa band italiana, i Rain. E cosa ci vuoi ascoltare adesso, carissimo il mio padrone di casa? Adesso facciamo ascoltare Il deserto di Piero. Oh, riesco a dire tutti i titoli stasera, eh? No, e poi soprattutto questo qua mi ricorda molto La guerra di Piero di Fabrizio De André, comunque, non sì, vorrei sì, dire. Ma ascoltiamolo, perché non l'ho ascoltato, quindi lo ascoltiamo tutti insieme, appassionatamente. Ascoltiamolo! E vai, allora, posso dire con tutto il mio cuore Il deserto di Piero dei Rain. Vai, ascoltatelo. Che sei solo. Il maggiore era l'unico ad avere le idee chiare quando ci disse: questa mattina c'è un lavoro da sbrigare, e la pianura era così immensa che non vedevi più la fine, e il sole brutto
bruciava le nostre spalle e dipingeva le colline. Il sole bruciava i nostri vent'anni, rubati ai monti e rubati al mare, messi su un treno una mattina per la leva militare. Ma perché mi hai fatto questo? Dio ladro di un Dio, perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. E alla stazione della ferrovia, occupata dai militari, c'erano troie e munizioni e i corpi dei più temerari. Quando una bomba di vapore annunciò il nostro arrivo, che se eravamo 5.000, oggi non so chi è più vivo. Quel giorno eravamo 5.000 e oggi non so chi è più vivo. Così il maggiore, che era l'unico ad avere le idee chiare, aveva occhi di deserto sotto al cappello da ufficiale. Questa è una guerra e capirete che così ci cose, che come voi dall'altra parte ci sono uomini senza pretese, che come voi sull'altro fronte non è più tempo di mani tese. Quel giorno gliela dovevo dire, che avevo ancora delle speranze, volevo vivere e non morire. Che dietro alla sua alta uniforme, fresca di scuola militare, ci sono uomini senza vergogna, dietro le nave del potere. Ci sono soldi che chiamano soldi, sul mio destino con la morte nelle vene, pensavo a lei sull'Appennino e alle sue mani infatte di neve. T'avrei amato per una vita, t'avrei dato tutto me stesso. Ora che mancano pochi momenti, oggi si muore adesso. Avrei creduto che fosse più semplice dimenticare invece di odiare. Bella, 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 bella. Posso dirlo, Saiz, questo brano è veramente, veramente eccezionale. Ma ancora più
più, come ti posso dire, più intrigante, più poetico, più romanzesco, se vogliamo, di quello sentito all'inizio, Occidente. Questa sì, era la Deserto di Piero, correggimi se sbaglio, Saiz, che io dicevo all'inizio scherzando, no? Che mi ricordava la guerra di Piero di Fabrizio De André, ma alla fine il testo non era così lontano, no? Se vogliamo, parlava di guerra, parlava di morte, parlava di amori lontani. Quindi no, veramente un gran bel brano. Io ripeto, il mio primo ascolto, questo che faccio di questo pezzo, mi piace a volte in serate come queste, no? Non studiarmi, lo faccio quasi volontariamente, non studiarmi l'artista, perché comunque non ce l'ho ospite, quindi non rischio di fare brutte figure con lui, e impararlo con voi, no? Scoprirlo passo dopo passo, brano dopo brano, parola dopo parola. È veramente eccezionale, eccezionale. Ritengo che questi ragazzi, dai, ormai penso che dai, sono le 22:36, lo possiamo dire, questi ragazzi il giorno della profezia Maya, il 21 dicembre 2012, si sono sciolti, non sono morti, si sono sciolti come band. Un vero peccato. Poi tra l'altro sul loro proprio sito è vero, perché hanno ancora vinto tanti concorsi, tante cose, hanno vinto tanti concorsi, premio Pasolini e quant'altro, quindi tra l'altro nel 2012 tra l'altro lo ritirarono senza suonare, fu una cosa pazzesca questa, per ovviamente quando ritiri un premio comunque fai ascoltare qualcosa, invece no, poi perché si vede che era già matura l'idea di lasciare, di lasciarsi appunto. Peccato gruppo, perché veramente questa unione di musiche si possono veramente avvertire al di là della chitarra e la voce, ovviamente tanti sono diversi, sente addirittura una viola a un certo punto, quindi c'è veramente un contrabbasso, quindi ovviamente si sente veramente di tutto. È notevole, notevole la loro preparazione musicale. Luca, peccato perché potrebbero, perché magari se si tornassero insieme, dare ancora tanto. Non a caso Giamendo li ha premiati. Come può premiarti una piattaforma come Giamendo, in cui ci va sopra milioni di pezzi, di brani? Semplice, con le persone che ti ascoltano. Tanti ascolti, tantissimi download. Occidente, per dire, ha stracciato 7-8 volte tanto come ascolti il Deserto di Piero, quello che abbiamo appena ascoltato, anche se a me, devo dire la verità, tra le due mi piace più questa, poi si vede che non l'ho ancora ascoltata bene, ma veramente notevole. Ma sai una cosa di questo, di questo gruppo? Dimmi. La cosa che più mi ha intrigato di questo gruppo è che credevano, penso ancora oggi, nella forma della licenza Creative Commons. Cioè, vabbè, questo sì, sicuramente quando hanno composto questi brani, quando hanno pubblicato il loro album, sicuramente sì. Adesso non possiamo saperlo con certezza. Non sarebbe male se qualcuno di voi ascoltatori ci desse anche notizie di loro, e chi lo sa, magari fanno parte di band e scopriamo che poi magari abbiamo anche intervistato, chi lo sa, sai, con tutto quello che è passato in questo programma, provvisoriamente due compari più uno. Non sarebbe così strano. Ricordiamo, anzi, tornando a noi, che facevo due conti prima, Saiz, effettivamente noi solo la stagione passata siamo andati in onda ben 40 volte, credo, correggimi se sbaglio. Questa è la quarantesima. Perché la sto cioè, beh, questa non è la quarantesima, la quarantesima, la 39esima è stata quella dicembre. Quindi, dicembre, peccato. Sì. Mi sembrava fossero 40 e mi sono sbagliato e ci sono rimasto male. No. Ci ho messo il 40, insomma, diciamo, qui perché mi dava fastidio quel 39. Oh, dimmi quello che vuoi, insomma. Diciamo che, allora, mettiamola così, beh, una quarantina di volte siamo andati in onda, quindi tante ore di trasmissione, tante ore di replica. Ricordiamo che questo programma potete riascoltarlo tutti i giovedì alle ore 14, dalle ore 14, ricordiamo, oppure semplicemente col podcast che appunto Saiz mette a disposizione tra circa un paio di giorni, e anche su YouTube appena. Ovviamente il Saiz prepara tutto. Il vostro Saiz, che è sempre qui, pronto per voi, vi fa trovare tutto. Adesso, tutto. Guarda, ci hanno detto di tutto: ci hanno detto Soyuz, ci hanno detto Radio Saiz, Suez, ma Saiz mi mancava. Ti mancava Saiz? No, Saiz mi mancava. Saiuzzolino vostro. È bello che poi chi è che poteva fare sta falcione? Non uno che non ti conosce, tu che ti chiami proprio così. Io, fantastico. Che mi chiamo così e che mi chiamo così dal 1977. E non perché sei nato nel 77, no, ricordiamolo, no, perché no, sono un po' più vecchio. Eri già bello e maturo nel 77. Sono più vecchietto. Mi prude la punta del naso, non so perché stasera. E apriremo un dibattito a riguardo. Sì.
Allora, no, ritornando quindi... a noi, caro Luca, io volevo dire una cosa. Ritorniamo a noi, cari ragazzi, mi manca la bottiglia di grappa qui vicino, ma sai... Benissimo, caro Saiz. No, quindi dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questo... a questa band che appunto il 21 dicembre 2012 ha deciso di appunto di appendere la chitarra al chiodo, non è esatto, perché alla fine poi magari hanno continuato a fare la loro musica, lo fanno però in contesti diversi. Anzi, a riguardo, e poi magari sentiremo un altro brano, vorrei leggere quanto si può trovare sul loro sito, che è ancora aperto, è ancora possibile visitare. Direi che sia www.rain99.it. Ecco, sul loro sito è possibile trovare proprio in basso, al di là della data appunto della loro separazione, anche una frase che mi è piaciuta molto, che appunto diciamo sintetizza al massimo le motivazioni che hanno portato a lasciarsi, e l'andrò se posso enunciarla, caro Saiz. Vai, sono tutto orecchi per te, vai. 21 dicembre 2012. Dopo 13 anni di attività scegliamo di fermarci. Abbiamo passato gli ultimi mesi lavorando ad un nuovo disco. Purtroppo ci siamo resi conto che nel tempo le nostre aspettative sono cambiate e ora, per ragioni diverse, non riusciamo a soddisfarle come vorremmo. Continuare a suonare senza convinzioni vorrebbe dire rinunciare a quell'attitudine che negli anni ci ha permesso di non accettare mai compromessi. È una decisione serena e maturata nel tempo. Ogni parola in più suonerebbe retorica. Vi ringraziamo tutti. I Rain. Fantastico, veramente da applausi, secondo me. Bello, 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 mi piace. Peccato, veramente peccato. Di loro, esatto. Era però passata, vedi, anche diciamo. Io, vedi il bello, secondo me, scusami se non mi interrompe, il bello di questa band che mi sta veramente intrigando molto è proprio il fatto che proprio tutta questa musica buona che hanno fatto, almeno noi abbiamo ascoltato due brani, adesso attendete qualche istante e partirà dal terzo, anche lasciando, anche quindi sciogliendosi, quindi dicendo chiaramente che non faranno mai più musica insieme, non faranno più, perché non mai dire mai, musica insieme, anche lasciando, però lasciano veramente una frase, secondo me, che è la ciliegina sulla torta di questa carriera musicale. Detto questo, io non aggiungerei neanche io nient'altro, ascoltiamo, lasciamo le parole a loro, alla loro musica, meglio ancora. Quindi, caro Saiz, cosa ci fai ascoltare? Mi ha acchiappato col cioccolatino in bocca. Ma guarda, d'altronde c'era da aspettare, cioè, io lo so, ti ho appena detto che ora ascolteremo un brano, tu cosa fai? Ti allora, strappi di cioccolatino alla befana, cioè, adesso ascoltiamo un brano corto, dura 2 minuti e 30 secondi circa, si chiama La canzone di Diana. Anche questa, insomma, non l'ho ancora ascoltata. Anche questa mi ricorda molto quelle canzoni alla D'Andrea, ma lasciamo stare, stasera ce l'ho in testa. Va pure. E allora con la canzone dei Rain, la canzone di Diana, e posso partire e la mando tranquillamente. E vai! Non mi sembri tanto tranquillo. No. La contessa dondolava persa nell'oscurità, aveva occhi forti come il vento, e triste non sembrava mai, e triste non sembrava mai. All'angolo della strada, tra le Alpi e le praterie, dentro boschi troppo oscuri e lungo troppe ferrovie, lungo troppe ferrovie. Thank you.
occhi aperti sulle cose, per vedere più lontano delle tue semplicità, delle tue semplicità. Contessa dondolava il cielo con le sue spighe di grano, chissà adesso dove sei, se t'hanno poi capita mai, se t'hanno poi capita mai. Molto molto bene cari amici, ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it. Faccio la persona professionale adesso, lo speaker professionale quale sono per davvero. Vi ricordo che siete perché mi tratti così? Sono aspetta un attimo che tu non c'è l'audio, vai. Ripeti quello che hai detto, dai. Dicevo che tu sei bello perché sei genuino, perché devi fare la persona professionale? Tu non sei così, quindi rimani quello che sei, e come tutti noi ormai ci hai abituato a vederti in queste condizioni. Che dire, Saiuz, che dire? Io ti lascio andare, mi riposo un attimo, guarda, e spero sempre che già a un certo punto entri da quella porta. Hai smorzato tutto la mia verba da speaker professionale, da professional speaker. Su un cavallo azzurro, o anziché dire su un cavallo bianco, tu non te ne sei neanche accorta, è bellissima questa cosa. No, piuttosto veramente Gianni, io spero che torni quanto prima, perché non possiamo andare avanti così, sai, se finisce male tra me e te, veramente, un giorno di questi ci prenderemo a testate. Per fortuna siamo lontani 300 km, se no... Per fortuna siamo lontani 300 km, ma perché... non ti sta bene quello che dico, ma come mai... Perché io dovevo mediare il Gianluca Cuto con il Saiuz di troppo, hai capito? Invece in questo modo mi manca un pezzo di questa triade. E vabbè, presto o tardi tornerà anche Gian, che salutiamo. Guarda, mi hai... Scusami Saiuz se ti ho interrotto, ma sai, questa sera la prima puntata, sono ancora un po' carico, pieno di adrenalina, quindi perdonami se ti adrenalina, sto... Adrenalina, sei pieno di adrenalina, eh? Adrenalina. Senti, una canzone la salto, te lo dico subito, perché mi sono accorto che se non è morto nessuno, sai, per ora. No. Va bene. Allora, non penso che dicendo... non se ne avranno male, non sanno neanche che cosa volevo mandare in onda, quindi insomma manderemo un altro brano dopo, che questo qui c'ha un titolo che mi mette un po' in difficoltà. Vabbè, lo dirò dopo, vediamo. Adesso me lo sto studiando, come si dice. Stai facendo tutto tu, sai. Cioè. Stavo dicendo, ragazzi, seguiteci attentamente. Adesso Science Web Network è anche su queste piattaforme estere, sul lato dell'Asiatico, dove abbiamo tantissimi ascolti anche lì. Non credevo. Siamo mai, abbiamo sfondato insomma su quel mondo lì, insomma, in lingua italiana, oltretutto in lingua italiana. Quindi, cosa stai dicendo? Dov'è? Cosa abbiamo sfondato? Scusami, sai, gli ascolti ormai abbiamo degli ascolti eccezionali, insomma, sulle nostre piattaforme. Ascolti che però non si ripercuotono sulla chat questa sera, almeno, ma come dicevo, noi partiamo sempre in sordina, non c'è niente da dire, tutti gli anni è sempre così, ci penso durante l'anno.
raggiungiamo questo apice a metà anno e poi crolliamo definitivamente alla fine, forse perché stremati. No, scherzi a parte, è vero, abbiamo ottimi ottimi ascolti, veramente notevoli per essere comunque una web radio, un web network anzi, perché c'è anche la web TV. E, però effettivamente speriamo che adesso quando torneremo un po' più al completo avremo modo di creare anche di ottimi contenuti. Intanto volevo dire che è ripartita la collaborazione, ci siamo scritti pochi giorni fa tra l'altro con questa società di promozione, l'altoparlante che ci farà che abbiamo conosciuto tra l'altro in quel di Faenza al May del May 2013. Avremo modo di, abbiamo avuto modo, scusa, per di avere loro ospiti, scusa, loro artisti che appunto stavano promuovendo, avere appunto nostri ospiti, questi artisti, non ci sto più dentro ormai questa sera. Ormai quindi abbiamo fuso, avuto modo di abbiamo avuto modo di conoscere. E non sono le 11 anche, ancora, No, perché mi ti ho detto che dobbiamo rodare ancora, dobbiamo rodare, riprenderci un attimo le tempistiche. Infatti mi sa che questa sera finiremo anche un po' prima, se no, come ti dicevo, finisci a strafalcioni. Sì, no, ripresa la collaborazione. Esatto, ripresa la collaborazione con l'altoparlante. Quindi a breve avremo nuovi artisti sempre forniti, diciamo così, da questa associazione, questa società. E speriamo insomma che siano bravi come quelli che abbiamo avuto sul finale dello scorso anno. Veramente 3 o 4 artisti o gruppi veramente notevoli. Veramente notevoli. Tornando a noi, caro Saiuz, dove eravamo rimasti? Però eravamo rimasti, io volevo un po' di cose un attimino di queste cose. Perché noi con l'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che è una testata giornalistica, ripeto, quindi tanto di cappello, il direttore responsabile Massimo Bonella, stiamo portando avanti un discorso di fare una serie di trasmissioni che sono tutte a livello, diciamo, di informazioni, anche se io vorrei fare anche qualche cosa in più, però questo lo vedremo più avanti. E soprattutto questo, amen fratello, amen. Amen. No, scusami, amen. Va bene? No, quella era un po' diversa. Vabbè, insomma. Prego. Butta dentro, va bene tutto. info@science.com. Se vuoi dai, che sei sola. Luca@science.com, Gianluca@science.com, www.sciencewebnetwork.it. Vabbè, adesso non esageriamo, vai Science. Stavo dicendo, appunto, se tu mi fai parlare, che c'ho una cuffia mezza dentro, mezza no, quindi mi arrivi e non mi arrivi, che inizieremo questa serie di trasmissioni. Io adesso vediamo come vanno le cose e vorrei tanta gente all'ascolto, perché non sarà ovviamente come provvisoriamente i due compari, ma saranno trasmissioni di informazioni su problemi insomma inerenti alla nostra società e anche alla nostra città, perché vorrei iniziare qualche cosa che parli anche, diciamo, del Veneto. Vorrei approfondire un po' il discorso su questo, su certe cose che mi stanno a cuore, come portare avanti la trasmissione sui canali, trasmissioni, diciamo, sull'inquinamento, eccetera. Però queste sono tutte in cantiere, sono tutte in discussione appunto con questa testata giornalistica, con l'amica Massimo Bonella, ma poi vedremo. Continueremo ovviamente con le nostre trasmissioni, spero che sarà Libero Orizzonti, per esempio. Oh no, già Luca, ci racconti qualche cosa? Riprenderà questa trasmissione oppure no? Non ti racconto nulla, no, scherzi a parte. Libero Orizzonti si è in fase di restyling, ci piace questa parola, quindi la utilizziamo. No, si sta in corso di ridefinizione per quello che riguarda alcuni aspetti fondamentali, perché difatti è premessa una cosa. Il programma è andato molto bene, ricordiamo che era partito l'anno scorso, con qualche incertezza, ricordiamolo, comunque condotto inizialmente da Luisa e Melissa, e appunto tratta come core, come argomento centrale, appunto le interviste di autori, scrittori, poeti e quant'altro. Tante collaborazioni con tante case editrici, veramente si è creato un bellissimo un bel format, diciamo così, che c'è un'altra parola che si sente spesso in giro, un ottimo format. Però ovviamente sappiamo tutti che noi qui
ognuno dà il tempo che può, quindi a volte il tempo è tiranno. Quindi Luisa ovviamente non è più potuta essere presente, ci sta comunque aiutando dietro le quinte, sempre col suo enorme lavoro, e soprattutto opera tanto sul territorio delle parti di Mantova. E Melissa è stata quindi affiancata da Francesco, ti sto facendo tutta la storia, la cronistoria di Libro Orizzonti. Melissa giusto è stata per far sapere ai nostri ottimo. Amici insomma, che ci ascoltano insomma, delle nostre tradizioni, esatto. Che è giusto che ne parliamo per questo. Esatto, e Francesca, altra ottima, grande new entry, secondo me ci è piaciuta tantissimo. Ricordiamo che non aveva mai fatto radio in nessun modo, quindi comunque partiva da zero e è riuscita comunque a ritagliarsi il suo spazio. Ovviamente però, come già sappiamo, gli impegni di lavoro non solo ci assillano, diciamo così, e quindi ovvio se è rimasta, dobbiamo un attimino ridefinire tutto per quello che riguarda questo nuovo anno. Siamo in trattative, possiamo utilizzare questa parola, per creare un programma quanto più lineare, organizzato e soprattutto pianificato possibile, perché come contenuti ne abbiamo dati tanti, abbiamo avuto tante soddisfazioni, prima su tutti secondo me l'intervista a Licia Troisi, che ci ha veramente insignito di questo riconoscimento, che per noi è eccezionale, ci fa molto molto piacere, anzi salutiamo, come salutiamo anche Luisa, Melissa e Francesca, non dimentichiamo. Certo, però salutiamo ovviamente Gianluca sempre, che, sono... che ritornerà anche con la sua trasmissione. Salutiamo la bidella delle scuole superiori. No. Ciao mamma! No, e quindi è ovvio che dobbiamo un attimino ridefinire alcune cose. Tante soddisfazioni ci ha dato il programma, tante ce ne darà, perché comunque ripartiremo, non sappiamo esattamente quando, perché sono tanti gli aspetti da mettere a punto, però siamo ben carichi. Secondo me la soddisfazione più grande, se posso dire, Saiz, non è quella, per quello che concerne Libro Orizzonti ovviamente, di aver creato un format, o comunque di aver utilizzato un format che alla fine era già forse usato da qualcuno, ma su di utilizzarlo su una web radio, un web network, con comunque persone che erano molto molto capaci, ma comunque delle incognite, perché Luisa, Melissa e poi Francesca erano tutte delle incognite, si sono rivelate invece delle scommesse azzeccatissime, complimenti. Ma la cosa più grande in assoluto, secondo me, se posso dire, Saluz, è che credo quando ti non ti copiano, però comunque prendono un forte spunto da un programma che tu hai in palinsesto, e questo lo fa ovviamente altre radio, altri network, anche in FM, questo ovviamente un pochino ti potrebbe dare fastidio, ma in realtà ti riempi di gioia, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. Certo. Ricordiamo che Libro Orizzonti è stato in maniera assolutamente bonaria, ci mancherebbe altro, non c'è mica cattiveria né malafede, copiato da altre radio che hanno anche cambiato ovviamente il nome eccetera, e questo ci fa molto molto piacere, perché vuol dire che le ragazze e noi tutti che siamo un pochino dietro abbiamo fatto un ottimo lavoro nonostante tutte le defezioni che dicevamo prima, quindi veramente un applauso notevole veramente nel nostro piccolo, insomma. Esattamente, e noi dobbiamo continuare così, perché dobbiamo continuare così, perché effettivamente solo con la costanza e la voglia di fare possiamo raggiungere grandi grandi risultati con sitesurbenetwork.it, ma ancora di più con voi cari ascoltatori. Tornando è importante che gli ascoltatori interagiscano con noi. Io farei ascoltare un altro brano e poi dopo vorrei spendere due parole, perché prima parlavamo appunto del Veneto, che non è, usavi tu la nostra terra, ma in realtà è più la tua che la mia, perché ricordiamo che abito in Emilia, e appunto io vorrei spendere due parole per questa area, l'Emilia appunto, che è stata negli ultimi tre anni veramente, no, anzi meno, due anni, è stata veramente bistrattata sotto tutti i punti di vista. Quindi prima mandiamo un brano sempre dei Drain, che così continuiamo a conoscere con la loro musica, e subito dopo vorrei veramente spendere due parole in favore di quest'area tanto meravigliosa, tanto bella, quanto purtroppo veramente sfortunata, soprattutto nell'ultimo periodo. Sì. Prego, prego Sides. Allora dei Drain facciamo ascoltare Boulevard Bon Vert. Non so se l'ho detto bene, comunque chi ci guarda sulla web TV vedrà il titolo esatto come è scritto. Cioè, con tanti brani, tutti in italiano, mi vado a scegliere il brano che mi mette in difficoltà. Cioè, proprio, se non c'è un brano che mi mette in difficoltà, Saiz non è contento, ok? Va bene. Beh, ci mancherebbe altro. E ascoltiamoci questo bellissimo puro brano.
Speriamo che sia un bellissimo brano. No, fino adesso sono stati tutti dei bei brani, questi dei Ren, quindi sarà anche questo. E allora, come vai, vai, sempre, vai con la renna, vai con la renna. E vai con la renna. Poliedrica band questa dei Ren, perché comunque sai, c'è addirittura la fisarmonica, non l'avevo notata nelle altre, negli altri pezzi, forse non c'era, non so, però in questo brano era abbastanza chiara, molto, molto malinconica anche come, come brano, molto malinconico come, come canzone. Notevole, notevole ancora, ci stanno stupendo a 360 gradi, perché comunque vedo che si muovono in più generi diversi, e questo ci piace molto. Sempre un po' un velo di malinconia, di rammarico, pensare che li abbiamo scoperti forse troppo tardi. Avevo detto prima dello... scusami? Questo è vero, no. Peccato di averli scoperti in ritardo. Vabbè, cioè, non siamo perfetti. Dicevo prima dello stacco musicale che appunto insomma è una giornata un po' così questa, no? Nel senso, abbiamo raccontato cosa accadeva oggi
un po' di anni fa abbiamo raccontato un po' di eventi che stiamo facendo, che stiamo curando, abbiamo raccontato un po' della radio, chi siamo, chi non siamo, di questa band che purtroppo si sono sciolti. E adesso vorrei raccontare, come ho detto poc'anzi, appunto di quanto sta accadendo in questa terra, l'Emilia. L'Emilia soprattutto per quello che riguarda la parte che si chiama Bassa Modenese, che poi Bassa Modenese è a nord di Modena. Che cos'è accaduto? Semplicemente lo sapete, alluvione. Ma alluvione purtroppo non vuol dire nulla, detto così. Bisogna essere sul posto e capire veramente che cosa vuol dire vedere l'acqua alta quanto un cartello stradale. Capire veramente che cosa vuol dire per un'area che comunque è densamente popolata, ci sono aziende, ci sono fabbriche, abitazioni, case, tanta terra, campagna, quindi il danno che può arrocare in un'area tanto disastrata prima dalla crisi economica che dal 2008 ci sta moldendo le caviglie e non accenna a smettere, anzi forse qualcosina si inizia a intravedere ma molto alla lontana, dopo 5 e quasi 6 anni di crisi piena in una zona che ha sempre invece prodotto tantissimo. Poi il terremoto che ha fatto tanti morti, circa 15, e soprattutto ha buttato giù letteralmente l'economia locale e non solo, oltre all'abitazione delle persone e quant'altro. E adesso, come se non bastasse, sono nella stessa area. Dopo circa un anno fa, in agosto, c'era stato un ciclone, non so neanche come chiamarlo, che però aveva colpito qualche chilometro più a sud. Adesso invece è incredibile ma vero, come se non bastasse anche l'alluvione. Veramente manca solo il maremoto e l'eruzione vulcanica, che dopo le abbiamo fatte tutte. Veramente in questa zona sta accadendo negli ultimi anni qualsiasi cosa. Hanno fatto arrabbiare qualcuno lassù, chi lo sa, perché veramente non vi siete fatti mancare nulla, insomma. Già, è inspiegabile. L'alluvione che purtroppo è stata veramente, ha avuto pochissimo risalto sui media, e qualcuno mi disse, un giornalista, che forse perché non faceva notizia, chi lo sa se sia vero o no, io spero veramente di no, spero che i problemi siano altri. C'è da dire che anche la classe dirigente, la classe politica italiana se ne è lavata le mani, questo è, come al solito, non è certo un plauso, ci mancherebbe, l'ennesima critica che noi facciamo, una critica che spero però che sia costruttiva, che forse si capisca che vi sono persone, vi è economia e non solo locale, vi sono, usiamo il loro termine, il loro linguaggio, punti percentuali di PIL, no? Questo prodotto interno lordo, questa parola, esatto. E quindi veramente io spero che si faccia qualcosa, non deve essere solamente le associazioni come Protezione Civile o Croce Blu o non so chi altro a muoversi, deve essere veramente dall'alto, deve esserci qualcosa di organizzato, di pianificato, che si aiuti veramente le aziende e non solo le persone a uscirne fuori. Il come poi ci si è arrivati è un altro paio di maniche, come possa straripare un fiume che di fatti non è il Danubio, non è il Volga, quindi non è il Nilo, quindi insomma non ha questa capacità così enorme, assolutamente no. Tuttavia è accaduto, quindi magari troviamo intanto la soluzione, poi però vediamo che cosa è accaduto e cerchiamo di capire anche chi potrebbe essere, senza cercare capri espiatori, semplicemente capire chi ha sbagliato e come fare, insomma, per rimediare, questo è ovvio. Detto questo, speriamo veramente, sai, cioè, che questa serva nel nostro piccolo, sempre noi cerchiamo di fare informazione, sempre, ripeto, nel nostro piccolo, molto allontana. Ricordiamo che provvisoriamente Due Compari Più Uno è un programma che parla di musica, lo facciamo anche in maniera molto goliardica, come se fossimo al bar, questo è il nostro slogan, no? Due, certo, chiacchiere come se fossimo, certo, al bar. Ecco, cerchiamo però di tanto in tanto di mandare qualche messaggio anche positivo. Bisogna sempre essere sereni, sempre affrontare la vita a viso aperto, con estrema voglia di fare, con serenità, ripeto, però insomma, per raggiungere la serenità bisogna trovare i problemi, affrontarli e soprattutto risolverli. Detto questo, caro Saiz, io ti ripasso la parola, perché secondo me vorrei spendere qualche parola anche tu, senza essere ovviamente no, anzi, mi piacerebbe, senza puntare il dito, no, solo no, cercare no, di capire. No, io non voglio puntare il dito, io sono semplicemente, dicevo, quando c'è stato il terremoto prima e poi con l'alluvione dopo, io ho sempre pensato che con questa classe politica, con questi governanti che abbiamo noi, avrebbe fatto la fine dell'Aquila, insomma, quella sta arrivando.
perché ci dimentichiamo che abbiamo realtà dove, anche se noi siamo un territorio, ci sono posti sotto terremoti spesso, eccetera, perché con Massimo Bonella li seguiamo, no? E ne parliamo qualche volta anche quando Massimo andiamo in diretta. Ma il discorso è questo, che con tutte queste, diciamo, calamità che abbiamo, non impariamo mai. Perché non impariamo mai? Per il semplice motivo che noi siamo abituati a distruggere il nostro territorio. Non ci dimentichiamo che questa pazzesca voglia di costruire, di cementificare, che ha distrutto il nostro territorio. Abbiamo anche cambiato i corsi dei fiumi, no? E quindi ci ritroviamo sempre, quando c'è un po' di pioggia o qualcosa in più, che abbiamo un'alluvione da una parte, un'inondazione da parte, un'esondazione Voglio solo dall'altra, un fare una terremoto. parentesi a riguardo, scusami, sai, cioè, ovviamente non l'ho fatto per cattiveria, ma perché appunto abito qui, lo vedo tutti i giorni. È ovvio che in Liguria non sono messi meglio, nel senso che No, e no, forse per proprio in questo. Liguria hanno subito questa cementificazione più che da queste parti, per quello che riguarda i problemi come questo, appunto, Ah, alluvione e certo, quant'altro. l'abbiamo visto E col infatti treno che è loro ogni anno, deragliato, no? se no, correggimi se sbaglio, hanno lo stesso identico problema tutti gli anni. Quindi è anche in agosto a volte, pazzesco. Cioè. No, quindi veramente volevo solo fare anche un appunto e Ma è per ecco, questo che volevo dicevo, stringermi anche noi non. insieme alla popolazione ligure, che anche loro in questo periodo non sta vivendo affatto un buon momento, nonostante i morti che ci sono stati negli anni passati, incredibile. Quindi, sì, È per questo ecco, dicevo, era non solo questo, un impariamo piccolo pensiero mai. per loro. Scusa, sai, ci prego. Ecco, noi non impariamo mai dai nostri errori. Ah, anche perché sì, ci mettiamo, insomma, tutti gli sforzi che ci mettono le associazioni di volontariato, per l'amor del cielo, che sono benvengano, anzi, sono delle persone meravigliose queste delle associazioni di L'importante è, volontariato che scusami, si la danno da parola fare. volontariato. Ricordiamo che Sì, appunto è non proprio per sono questo. pagati, non sono Però stipendiati. chi è Non dico che pagato. rischino la vita, ci mancherebbe, però sicuramente investono tanto, tanto tempo, che oggi sappiamo che il tempo non torna più, cioè non oggi, non è mai Questo ti tornato indietro il dicevo, tempo, per che io sappia. questo. E contestualmente anche, insomma, danno veramente loro stessi in ciò che fanno, quindi veramente lodevole anche questo. Scusami se ogni tanto entro con queste Ma parentesi, oggi ma sei mi tu che sembra veramente proprio mi stai doveroso. interrompendo continuamente, insomma, basta di sentirti la puntata, insomma, mi fai parlare. Benissimo, quindi Stasera è sai, io andata ho così. poca voglia allora di parlare, proprio perché pensano che io non voglia parlare, mi faccio interrompere apposta. Mi rifarò con te, caro Luca, mi rifarò quando ci sarà anche il mitico Gianluca con noi e ti interromperò tutte le volte che voglio, ma la voglio proprio godere questa. Sarò Ahimè. un ciclone. Beh, detto questo, io penso che noi possiamo andare a finire questa trasmissione, questa prima puntata del 2014, e mandando l'ultimo brano, però prima salutiamo i nostri cari amici vicini e lontani, chiunque ci ascolti da tutte le parti del mondo, ricordando loro che noi abbiamo degli indirizzi mail, info@science.com per chi volesse scrivere al sottoscritto. Luca@science.com per chi volesse scrivere a Luca, il nostro responsabile organizzativo che diciamo si occupa tutto ciò che è l'organizzazione per creare il palinsesto, i programmi. Invece per chi volesse mettersi in contatto col nostro mitico direttore artistico che è Gianluca, Gianluca@science.com, tutto ciò che riguarda il mondo musicale, artistico proprio, insomma, anche teatro e quant'altro. Poi vi ricordiamo che non abbiamo soltanto i due compari del lunedì sera, provvisoriamente i due compari che andiamo in onda alle 22 tutti i lunedì sera, ma anche tutte le domeniche mattina alle ore 11 il nostro TG. Alle 11 andiamo in diretta, condotto dall'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, testata giornalistica online All News. Quindi seguiteci anche lì, che poi viene ripetuto tutta la domenica ogni ora. Quel TG sia sulla web radio che la web TV. Ripartiremo alla grande appena possibile con questi programmi, i nostri programmi come Libero Orizzonti, e partiremo con altri programmi nuovi che vi terremo informati, ma soprattutto seguiteci su Facebook e sul blog.
sperando che il mitico Luchino, Luchettino, Lucariello scriva qualche cosa in più su Facebook perché le persone quando vengono insomma sanno che cosa stiamo facendo, no? O no, Luca? Certo. Quindi vi auguro a tutti meravigliose giornate, che siano sempre meravigliose giornate, a risentirci alla prossima. Io sono sempre qua in regia, chi volesse scrivermi, chiamarmi su Skype, contattarmi, ben venga, facciamo quattro chiacchiere insieme. A te 24 ore su 24 in regia. Quasi. Grazie Salzo per il saluto. Quasi, esatto. No, volevo ringraziare anch'io ovviamente gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia questa sera, sperando che anzi noi vi abbiamo tenuto compagnia in qualche modo. Questa puntata ovviamente la potrete riascoltare oltre alla replica anche col podcast che Sirius tra qualche giorno monterà e quindi metterà a disposizione. Ricordiamo, insomma, questa serata è stata anche interessante, abbiamo parlato, insomma, prima puntata dell'anno, peccato che mancava Gian, che salutiamo ancora, ricordiamolo. Grande Gian, quanto prima. Grande, mitico Gian. Ricordiamo anche, abbiamo ricordato tante cose, la giornata della memoria, abbiamo ricordato l'Emilia, un po' la Liguria, abbiamo sentito questa band, questo gruppo che ricordiamo si è sciolto, forse l'abbiamo fatto ascoltare proprio per questo, chi lo sa, no? È stato forse un caso, però è stato veramente interessante e piacevole ascoltarli, e non a caso adesso ascolterete altri brani sempre della stessa band. E cosa non meno importante, questa speriamo ovviamente che sia la prima di una lunghissima e infinita serie di puntate che faremo, non solo quest'anno ma forse anche negli anni venturi, chi lo sa, ogni anno è una scommessa. Intanto ne siamo arrivati alla terza stagione di provvisoriamente Due Compari più Uno, che non è poco, non è mica male, e non è poco. Detto questo, carissimi, ci aggiorniamo alla settimana prossima, lunedì. Non ho il calendario sotto mano, ma se non sbaglio lunedì dovrebbe essere il 3 febbraio, quindi lunedì sì. 3 febbraio 2014, sempre qui, stessa ora, ore 22, ora italiana, fino alle ore 23:30 vi terremo compagnia, stavolta con degli ospiti, chi saranno lo scopriremo solo vivendo. Detto seguiteci, noi, buonanotte Sirius e buonanotte a tutti gli ascoltatori, ciao. Va bene Luca, allora volevo finire con un messaggio per Gianluca. Spero che ritornerai presto tra noi e soprattutto che riprenderai la tua mitica trasmissione The Rock Band History, che è quella che mi piace sempre di più. La storia del rock che è sempre importante, rinverdire i ricordi, si dice così o no? Va. Bene, detto questo, facciamo ascoltare l'ultimo brano di questo gruppo, Irene, che il titolo è Il ricordo delle tue mani, e chiudiamo la trasmissione. E un caro saluto a tutti e come al solito dico e vai col brano che è sempre così, vai. Vedi, è così tanto tempo che non scrivevo pensando a te, certe volte avrei anche voluto, ma credimi, il coraggio mi è rimasto nel cuore, ti avrei scritto soltanto banalità senza riuscire a tenerti per mano, rimpicciolando al ricordo dolcissimo del giorno assoluto in cui andammo lontano. Perché vedi, esistono sguardi che non si possono dire con gli occhi, e ci sono silenzi talmente assordanti che in certe sere non riesci a cantare, e le solitudini più profonde di un uomo affiorano appena sulle linee del volto. E ci vuole tanto di quell'amore per capire che il tempo ci ha dato e ci ha tolto, per capire che in fondo tutto è cambiato e sono anch'io diventato banale. Ti ho scritto canzoni che già da aspettare, che se non scrivevo in fondo era uguale, ma per comprendere un atto d'amore, per non ritrovarsi a buttarlo via, bisogna essere un poco poeti, rifletti su questo prima di andare via. Ma cosa resta del nostro tempo, di tutti gli sforzi fatti per cambiare? Che cosa mi rimane delle tue mani, del nostro urgentissimo bisogno d'amare? E gli occhi non erano che roghi immensi, tu che credevi non avevi
avremmo mai spento. Poi tutto un tratto la sola compagna rimase la strada ed un filo di vento. Thank you.